Buongiorno, oggi tocca al Pimenta Puma, altra novità di quest'anno. È un incrocio fra un Pimenta d'Anneida e non ricordo cos'altro. Il Pimenta d'Anneida è palese perché, come vedete, le foglie sono le stesse, cioè la pianta è la stessa a parte il frutto. Anzi, è anche meno bassa. Mentre l'altezza della pianta del pimenta Ineide si nota nel pimenta Leopard, che però ha un frutto molto diverso. Come vedete, questi frutti sono molto bellini. L'ho già assaggiato, sapore veramente interessante e non troppo piccante. Guardate come sono bellini questi due. Si tratta ovviamente di un Capsicum cinense. E ecco qua il pimenta puma nella sua interezza. La luce nel tramonto è sempre un problema. Eccola, pimenta puma, semistrani Carlo Martini. Adios.